dovrei tornare al mio sud, dovrei parlarvi del mio profondo sud, dovrei parlarvi della mia famiglia, dovrei parlarvi delle persone care che ho ancora in vita, di quelle che ho perso, dovrei parlarmi di radici che probabilmente sono così esclusivamente mie da essere universali, cioè nel senso che parlando della mia vita personale so di parlare della vita di ciascuno di voi. Perché l'universalità delle radici è proprio quello, cioè che l'amore che nutriamo, primitivo, elementare, per ciò che per chi ci ha messo al mondo, per le condizioni di vita, per chi ha convissuto con noi, per chi rappresenta il nostro destino, non è solo la mia storia, è la storia di ciascuno di noi. Quindi questo è, diciamo, in qualche modo il racconto delle radici che dovrei farvi. Io ho cercato di fare un racconto anche grottesco, ho scritto un libro Sud, un viaggio civile e sentimentale, proprio per raccontare di queste radici. Il capitolo finale di questo libro, che era un viaggio nel Sud, era proprio il ritorno a casa. E quindi parlavo di che cos'era l'infanzia, il rapporto, i miei fratelli, mio padre, mia madre e così via. Parlo della vecchiaia di mio padre, dei 96 anni compiuti, quindi parlo di questo venir meno pian piano della lucidità, della vita in lui, questo perdersi, questo cercare casa. Ecco, lui abita in casa e dice voglio tornare a casa. E naturalmente le badanti dicono è un segno della sua demenza, probabilmente è così, ma è anche il segno di una lucidità, cioè lui vuole tornare a casa, nel senso che vuole tornare a come vedeva prima la sua casa, vuole tornare alla lucidità della sua mente. È una specie di Ulisse inverso, che non è mai partito da casa, ma la sua mente vive un'odissea, cioè se n'è andata e non torna, è appunto questo. Quindi diciamo, se dovessi parlare delle radici affettive, parlerei di una cosa così personale da essere universale, cioè parlerei delle radici di ciascuno di voi. Poi c'è, dicevo, la doppia cittadinanza, ci sono altre radici, ci sono le radici nelle idee in cui ho creduto. Devo dire che io sono, con te, con pochi altri, un esemplare di quelli che possono essere, come dire, accusati di monotonia, cioè nel senso che se io penso a 30 anni fa, a 40 anni fa, penso, come dire, a una coerenza di percorso, cioè nel senso che avevo idee, ovviamente adatte a un ragazzo di 15 anni, a quel tempo, a quel clima, ma non le ho poi cambiate così tanto. Io vedo in giro dei cambiamenti radicali, totali, vedo persone che sono porte girevoli, vedo cambiamenti straordinari. Ecco, io questa fortuna non l'ho vissuta. Ricordo come una delle frasi più imbecilli che abbia sentito, la frase ripetuta sempre per tanti anni da Maurizio Costanzo, che la coerenza è la virtù degli imbecilli. Ecco, io sono orgoglioso di essere imbecille. Allora, 10 minuti alle 7, tempo proprio stretto stretto, se ci sono delle domande o adesso o difficile, c'è però, prego.